Covid-19, giorno 6 marzo 2020, ore 14:50. Come sappiamo, siamo tutti in pericolo per questo Covid-19, che sarebbe il nostro coronavirus, che oggi appunto è conosciuto sotto forma di questo Covid-19. Si è stanziato nella Cina, precisamente nella città di Wuhan, e i dottori, esaminando il paziente zero, hanno capito che fu arrivato questa pandemia. Giuseppe Conte, in diretta, parlò della fase 1 e della fase 2, che la fase 2 si stanzia. Inizia nel 4 marzo 2020, che possiamo tutti iniziare a uscire precisamente con le mascherine. Il 3 marzo al 3 maggio facciamo 2 mesi in casa. Oggi precisamente sono 2 mesi e 3 giorni in casa. Oggi, come possiamo capire, stiamo parlando di questo Covid-19 che non è per nulla una cosa molto sicura per noi, non solo per me, per i bambini, per adulti, ma per nessuno. Oggi, come possiamo vedere, anche il nostro Giuseppe Conte sta parlando tantissimo al TG, nelle varie dirette che vengono fatte sui telegiornali e su altre televisioni, dove per esempio ha spiegato molto bene che stiamo trovando il vaccino, ma purtroppo ancora oggi non ce n'è traccia. Oggi, come possiamo vedere, siamo tutti qui che stiamo vedendo questo video. Prego che passerà tutto questo e che anche oggi verranno pochi decessi. Come possiamo vedere, se dobbiamo fare su una scala i contagiati e chi sono stati guariti e i morti sono pochi. I contagiati stanno iniziando a salire, invece i contagiati stanno iniziando a salire, però allo stesso tempo salgono ancora di più i guariti. Per fortuna, facendo il tampone si può capire se è positivo o no, facendo la quarantena in casa si può stare molto più cura. Dobbiamo ottenere le nostre mascherine, così come i guanti e le nostre distanze di 1 metro, senza scherzarci sopra perché è una cosa molto brutta. Io ho fatto questo piccolo video, questa piccola registrazione di 5 minuti per far sì che tutti noi capiamo quello che dobbiamo fare, che giusto sia, e spero anche che sia una cosa molto importante per tutta la nostra salute, ma la nostra salute è la prima cosa che deve venire in questi momenti. Come possiamo capire, noi bambini ne soffriamo molto per il non uscire e non incontrare i nostri amici. Magari pure scendere in giardino può essere uno sbaglio. Pure che possiamo dire è proprietà privata, non si può scendere, non si può giocare in mezzo alle vie. Tutto questo per la nostra salute, come prima cosa, non si potrà mai fare per il nostro male. Se noi stiamo in casa è per il nostro bene. Come possiamo vedere, stanno facendo anche le violazioni, le gite sono state rimandate e mi sa tanto che non si faranno nemmeno, perché questa cosa è molto importante per tutti noi. Spero che anche questo mini video vi sia piaciuto. Vi chiedo di farlo girare il più possibile,
o almeno per le cose più importanti, vi lascio un bacio e attenetevi con le mascherine.